Riccardo, no, perché si mi mette dentro adesso. Ma no, da. Perché non saliamo dentro anche noi? Un barbone però. Ma lui deve andare lì dentro, scusate. Scusa Alberto, ma lui dovrebbe andare. Quando siamo andati in consiglio, io me lo ricordo. Te lo ricordi Leo? Facciati il consiglio, venivano tutti su a salutarti. Basta l'avetracino. Che tu eri lì. Sono venuti, pian piano venivano su a salutarti. Questo è purtroppo. Invece così. Sai cosa fai? Cammino in cavallo, gli autonomi. Ah beh sì. 500 di un cavallini qua, vedi te. Chiamiamo loro. E gli apre una bottiglia, una ma lui dov'è che è andato? Dov'è che è andato adesso lui? Che andiamo a... Io l'ho visto che entrava, andava di là. Quindi è entrato qui? No, no, di là. No, è rientrato, però quindi più. Veramente una delusione. Ma perché non accetta il confronto con i cittadini? Non ho capito io. Ma strano. Anzi, lui dovrebbe venire incontro a noi. Non c'è più? Ma dov'è che è entrato? Noi possiamo entrare da qualche parte per Carlo. Ma ci sono tanti ingressi, c'è questo qui, poi dietro di là probabilmente c'è un altro. Peccato, un'occasione per poter dare spiegazioni. Veramente un peccato che sia scappato. E poi è scappato da chi? Guardate, figli delle stelle. Vi ricordate il film Figli di un Dio minore? Ecco, preferiscono i figli delle stelle a un figlio di un Dio minore. Guardate. Guardate, adesso ritorniamo Mogi Mogi nella manifestazione. Spero che il sindaco ci faccia cambiare idea e che venga a parlare con noi, perché io ancora ho fiducia. Credo che non possa finire così. Non è giusto che finisca così. Ok, adesso vediamo cosa succede. Ora vi saluto, ciao.